Bacco fu realizzato tra il 1596 e il 1598 da Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Ora è conservato nella Galleria degli Uffizi di Firenze. Non conosciamo con certezza la committenza dell'opera, ma sappiamo che questo dipinto, circa 10 anni più tardi, quando l'artista era ormai ramingo in quanto condannato alla decapitazione per l'omicidio di Ranuccio Tommassoni, venne donato assieme alla Medusa, anch'essa realizzata intorno al 1598, a Ferdinando I de' Medici in occasione della celebrazione delle nozze del figlio Cosimo II nel 1608 dal cardinale Del Monte, mecenate che era stato protettore di Caravaggio. La scena mostra un giovane semisvestito, ricoperto da un drappo bianco a mo' di toga, con la chioma fluente nera circondata da foglie d'edera, pampini e grappoli d'uva, che sta sdraiato appoggiandosi su ciò che sembrerebbe un sacco da osteria ricoperto dall'ampio drappo. Con mano incerta porge allo spettatore una coppa di vetro o cristallo colma di vino e lo osserva con sguardo languido e gesti che fanno presagire il suo stato di ubriachezza, mentre sulla tavola è posata una cesta colma di frutti, alcuni dei quali ormai andati a male. Ha il dito della mano destra infilato in un fiocco nero, come se volesse scioglierlo. La presenza di alcuni attributi, come il particolare copricapo di foglie di viti ed edera, i grappoli d'uva e il vino, ce lo fanno riconoscere come la rappresentazione di Bacco o Dioniso, dio pagano dell'estasi, del vino, dell'ebbrezza e della liberazione dei sensi. Alcuni sostengono che il modello sia stato lo stesso Caravaggio, che avrebbe lavorato alla stesura dell'opera con un sistema di specchi, a causa del fatto che Bacco offre la coppa con la mano sinistra. Altri, invece, notano la somiglianza con Mario Minniti, amico dell'artista. All'interno della caraffa di vino appare riflessa una figura maschile che i ricercatori ritengono essere un autoritratto dello stesso Caravaggio. Quella che sembrerebbe una semplice rappresentazione del dio del vino nasconde invece una serie di significati che rimandano a concetti, per alcuni studiosi, di carattere cristiano, per altri di simbologia platonica o alchemica. Il Calvesi afferma che Dioniso è rappresentazione di Cristo, in quanto come lui muore e risorge. Inoltre il mistero eucaristico si lega al vino, sacro a Dioniso. Infine, il lenzuolo bianco alluderebbe al sudario del Cristo risorto. Altri studiosi si concentrano invece sul significato del fiocco nero posto sull'ombelico del personaggio. L'ombelico è inteso, dal punto di vista neoplatonico, come l'onfalo del mondo, cioè il centro dell'universo, e questo dovrebbe rendere Bacco come simbolo della copula mundi, punto d'incontro fra divino e umano. Anche l'aspetto ambiguo del Bacco caravaggesco troverebbe una rispondenza nel tema alchemico dell'androgeno, simbolo dell'unione dei contrari e immagine della perfezione assoluta attribuita all'essenza divina. Pur concordando sul fatto che il cardinal Del Monte fosse un coltissimo conoscitore di alchimia e filosofia neoplatonica, tali interpretazioni ci paiono poco credibili. Infatti, non abbiamo alcuna certezza che l'opera fosse stata commissionata espressamente su richiesta del cardinale e non fosse invece un'autonoma creazione dell'artista, in seguito ammirata e acquistata dal suo facoltoso protettore ed estimatore, che dal 1597 lo prese a servizio commissionandoli o facendoli commissionare altri capolavori.
Inoltre, non concordiamo affatto sull'utilizzo della simbologia neoplatonica o alchemica, mai presente in altre opere del Merisi, e il fatto di averle utilizzate solo in questa e nemmeno in modo sistemico ci pare improbabile. Per quanto riguarda la rivisitazione in chiave cristologica della figura di Bacco fatta dal Calvesi, siamo d'accordo con Philippe Morel, che sostiene che Calvesi abbia basato la propria interpretazione su semplici sillogismi iconografici, senza addurre indizi determinanti o dimostrazioni a sostegno di essa. Infatti, secondo lo studioso francese, non è possibile avanzare un'interpretazione a prioristica del rapporto Bacco-Cristo senza considerare il contesto nel quale l'opera è stata generata. Il contesto era quello romano in cui Caravaggio, povero e appena giunto in città, si doveva districare. Sappiamo che nel 1594 fu ospite di Monsignor Pandolfo Pucci da Recanati e che in quel periodo dipingeva ritratti e copie di devozione. Nel periodo 1595-96 conobbe il pittore messinese Lorenzo Carli, che all'epoca aveva una bottega in via della Scrofa, dove il giovane Merisi visse come ospite e lavorò. Proprio in quel periodo conobbe il giovane artista siciliano Mario Minniti, anch'egli poverissimo, che diventerà uno dei suoi più cari amici e modello di alcune sue opere. In seguito frequentò per alcuni mesi la bottega del Cavalier d'Arpino, uno dei maggiori esponenti del tardo manierismo, per il quale era costretto a produrre solo ornamenti e nature morte, e non potendo ritrarre, come egli desiderava, figure umane. Osservando gli elementi presenti nella scena, riconosciamo una serie di significati. La pianta dell'edera è sempre stata correlata al dio Dioniso, rappresentandone uno dei simboli. Una leggenda narra che l'edera nacque subito dopo la nascita di Bacco per ripararlo dal fuoco che lambiva il corpo della madre colpita da un fulmine di Zeus. Quindi, in questo quadro, rappresenta una sorta di talismano. Vi sono poi grappoli d'uva, bianca e nera. Nella cultura classica, l'uva è associata al culto di Dioniso, alle sfrenate danze delle baccanti, e quindi qua è il simbolo di salute, di vigore fisico e sessuale, di piacere e bagordi. Fra i tanti frutti pieni, sodi, maturi e succosi, se ne annidano anche di marci. Questa è un'allegoria della fragilità della condizione umana, del fatto che il piacere è effimero e la vita è incerta. Le pere rappresentano la dolcezza delle delizie dei sensi, così come i fichi, che sono anche simbolo di lussuria. La melagrana, anticamente, era un simbolo di rigenerazione e immortalità. Secondo un mito, l'albero del melograno sarebbe nato dal sangue di Bacco ucciso dai titani e riportato in vita da Rea, la madre di Giove. È inoltre simbolo di abbondanza, bellezza, ricchezza e amore. Di solito il canestro di frutta è simbolo della caducità delle cose terrene. Si vedono grappoli d'uva, mele, pere, fichi e una melagrana sin troppo maturi, in procinto di avvizzire o di marcire. Stavolta sarebbe però il caso di notare l'ambivalenza del simbolo che certamente allude alla caducità, ma che rimanda anche al concetto di cornucopia, antico simbolo di abbondanza, prosperità, fortuna benevola e piacere. Il vino è simbolo di estasi, di godimento. Bacco è una divinità dalla multiforme natura, maschile e femminile, animalesca e divina,
tragica e comica. Esprime nel suo delirio mistico la scintilla primordiale e istintiva presente in ogni essere vivente. È detto Elysios, cioè in greco colui che scioglie. Ecco quindi il rimando al nodo del fiocco in cui infila il dito per scioglierlo. Lui è colui che scioglie le inibizioni, libera l'istinto, ma insieme è l'entità che riunisce gli estremi e il legame tra gli opposti, tra serietà e pazzia, tra rispettabilità e dissolutezza. È divino, ma ha le unghie sporche. È figlio di Zeus, ma si corica su un vecchio sacco da osteria. E Caravaggio, artista sublime, ma giovane licenzioso e talvolta perdigiorno, pare trovare con lui varie similitudini. Considerando la vita condotta da Merisi a Roma nei primi anni della sua permanenza, altalenante tra difficoltà economiche e presunti o solo ambiti bagordi e dissolutezze per dimenticare le ristrettezze in cui si trovava in questa città così piena di miseria e di lusso, il Bacco rappresenta la personificazione del piacere, del godimento, della spensieratezza, della voglia di vivere e di fare esperienze appaganti e sensuali. Il Merisi era giovane e desideroso di godersi la vita, ma l'esistenza gli aveva già reso noto che il piacere è effimero e passa via velocemente, senza lasciare che dissoluzione. Così realizza un'opera che è una vanitas, ma che proprio per tale motivo, paradossalmente, anziché esortare alla sobrietà, pare invitare lo spettatore al piacere, perché la vita è breve, la gioventù finisce, le forze con l'età ci abbandonano, la bellezza svanisce e la morte, come allude il fiocco nero, è sempre in agguato. In vino veritas. La verità sta nel vino. Allora pare, con il suo gesto di offerta del calice, che Bacco, suadente e sensuale, inviti lo spettatore a godere ciò che è possibile nell'attimo presente, perché la gioventù è bella e breve, e chi vuole essere lieto è meglio che colga l'occasione e non indugi oltre, perché il tempo, inesorabile, corre e divora ogni cosa terrena.